E così Daphne è innamorata. Dovrebbe essere un traguardo. Quale sarebbe il suo merito? Non l'ha cucinato o costruito quell'uomo. È solo comparso. E ora caracolla in giro. Gli sarà piaciuta la sua faccia o i suoi capelli? Avere un viso carino e una chioma fluente non sono traguardi. Sai cos'è un traguardo, mia cara? Studiare all'università. Esattamente ciò che farei io se fossi un uomo. Invece devo stare zitta e buona mentre mia madre si pavoneggia in giro perché un tizio apprezza il visetto di mia sorella e le riempirà la pancia di bambini. Oh, Penelope, nemmeno mi ascolti! Oh, Qualcuno ha già un figlio dentro la pancia. chi è tua madre? Non è un po' in là con gli anni? Sì, tuo padre spera ancora in un Non è maschio, mia però. madre, è una domestica. Avete domestiche sposate? Non è sposata. E come fa a fare un figlio se non è sposata? Per Non lo so, ma voglio scoprirlo. forza! Altrimenti come facciamo a evitare che capiti a noi? Abbiamo traguardi da raggiungere. Mamma, posso andare a giocare con Loro non Eloise? giocano, Penelope. Scusa, mamma, posso accompagnare Eloise in una Sì, promenade? vai, vai. Che hai saputo della domestica? Quella con la pancia piena, intendo. Che ha detto? Com'è successo? Ha detto è stato amore. Amore? No, non stai in È quello piedi. che dico anch'io. Guarda mia madre, ha fatto tre figlie. Chi potrebbe mai credere che c'è l'amore di mezzo? Chi altro ha detto? Non è spaventata? Più triste a dire il vero. Ma ci sono buone possibilità che finisca bene, immagino. Vuole fuggire dal paese e sposare il suo innamorato. Ragione in più per essere terrorizzata a morte. Se si sposa, la sua vita è finita. Quale fuga, Penelope? Ah, oh, povera domestica. Non capirò mai questa moda delle piume in testa. Perché porre ancora di più l'accento sul fatto che siamo pollastre che sbatacchiano le ali in cerca di attenzioni E maschili? tu perché le guardi? Perché qualunque cosa è preferibile a guardare la mia famiglia agitarsi intorno a Daphne e alle sue blasonate prospettive. Intendi il principe? Non vedrei l'ora che si fidanzino. Ben, dopo Daphne sono io la prossima in lista. Forse per me terrai Daphne in vetrina per sempre? Dovrà pure sposarsi alla fine. Perché la scelta deve essere per forza tra starnazzare e covare o non lasciare mai il nido? E se io preferissi prendere il volo? Sai chi ha preso il volo? Lady Whistledown. Lei sì che vola alto. Una brillante donna d'affari che si fa gioco dell'alta società mentre incassa i loro soldi. Ma te la immagini la sua vita? L'indipendenza. Lei di certo non passa le sue serate all'angolo di una sala da ballo pregando di essere abbastanza carina da essere impalmata. È così che vuoi immaginarla, El. Dobbiamo conoscerla. Oh. Solo lei potrà svelarci il segreto per sfuggire al nostro abietto e miserabile destino. L'identità di Lady Whistledown è un segreto. E chi meglio di noi per scoprirlo? Siamo o non siamo due geni assoluti? Se non avessi la settimana piena di impegni, ti aiuterei, lo giuro. Fingiti malata. Di a tua madre che hai quello che ha Marina. Come sta a proposito? Si sta rimettendo. Ma sai, non posso abbandonarla la sera del suo rientro in pubblico. Hai tutto il mio sostegno morale, però. Questo. Ho bisogno di una penna per la mia lista dei sospetti. Oh, grazie.